Due, sia pure velocemente, gli argomenti di oggi nella rubrica quotidiana. Il primo, la tragedia con la morte dei quattro ragazzi a Mirabella, che ha gettato nello sconforto non solo i familiari, poveri loro, che hanno subito questa grande ferita che non si rimarginerà mai, l'altra, quella del tycoon Trump, per l'attentato subito mentre faceva un suo discorso. Allora, il primo, insomma, la tragedia è immane, è qualcosa di incredibile, ha commosso tutti. Un ritratto di Franco di Cecilia, dirigente scolastico che aveva conosciuto nella sua scuola i ragazzi, ne parla come di ragazzi valorosi, bravi. E questo aumenta ancora di più il dolore, la tragedia, ciò che ha toccato tutta l'Irpinia, ma direi tutto il mondo, visto che le fotografie sono state diffuse in tutti gli organi di stampa. Per quanto riguarda invece il caso di Trump, le discussioni ora cominciano a delinearsi sul dopo attentato, perché sparato all'orecchio e non in fronte. Probabilmente forse Trump si era mosso, ma la cosa che più riguarda ed interessa è quali effetti avrà sulle elezioni, la convention che si svolge in questi giorni, sull'elezione del Presidente degli Stati Uniti. Naturalmente l'emozione del momento porta a dire che ha già vinto sostanzialmente dopo quello che è accaduto perché diventa vittima, ma c'è un'altra parte che dice che è una cosa che favorirebbe Biden, nel senso che insomma, tutta la leggenda che si è costruita intorno all'attentato potrebbe essere in qualche modo sminuita. Vedremo che cosa accadrà. Arrivederci a domani.